Cecilia e Ignazio si sposano? Il regalo di Belen Rodriguez. GF VIP Ness, per Cecilia e Ignazio è già giunto il momento del matrimonio? Per Cancelletto Cecilia Rodriguez e Cancelletto Ignazio Moser è già arrivato il momento delle tanto attese nozze dopo il Grande Fratello VIP, video? E questa è la domanda che si stanno ponendo in tantissimi in queste ore sul web e sui social dopo che durante il periodo di Natale hanno avuto modo di vedere delle foto sospette, le quali facevano ben sperare nel fatto che Cancelletto Cecilia e Ignazio potesse essere arrivato il momento delle tanto attese nozze. La verità di Ignazio Moser sul matrimonio con Cecilia Rodriguez? Ebbene, questo pomeriggio Ignazio Moser ha fatto un po' di chiarezza rilasciando la sua prima intervista pubblica in Rai da quando è diventato un personaggio famoso grazie al Grande Fratello VIP. Il fidanzato di Cecilia è stato ospite in diretta a Domenica In, la trasmissione di Cristina Parodi che nelle settimane precedenti aveva già intervistato suo papà Francesco. Ignazio ha confermato che la storia d'amore con Cecilia sta proseguendo nel migliore dei modi e che si stanno scoprendo giorno dopo giorno sempre più. Il figlio del ciclista campione d'Italia ha rivelato che c'è grande complicità con la bella Cecilia, ma al tempo stesso ha ammesso che al momento tra di loro non si parla ancora di matrimonio. E così Ignazio ha smentito le voci di queste ultime settimane riguardanti un possibile matrimonio lampo tra i due protagonisti del GF VIP. E allora quell'anello con il quale la bella Cecilia si è mostrata in queste ultime settimane sui social da chi le è stato regalato? Anche in questo caso Ignazio Moser ha fatto un po' di chiarezza precisando che quell'anello non lo ha regalato lui alla sua fidanzata, bensì si tratta di un regalo che è stato fatto a Cecilia da sua sorella Belen Rodriguez. La confessione sull'anello di Cecilia. In questo modo Moser ha confermato la versione dei fatti che Cecilia aveva fornito qualche settimana fa in un'intervista rilasciata al settimanale Spy, dove aveva ammesso che quell'anello le era stato regalato da Belen per Natale. Tra Cecilia e Ignazio, quindi, è ancora troppo presto per poter parlare di matrimonio, video, e i due preferiscono viversi alla giornata e capire giorno dopo giorno come potrà evolversi questa storia d'amore dopo che si sono spenti i riflettori del Grande Fratello VIP. Intanto vi segnaliamo che questa sera 7 gennaio la coppia Cecilia Ignazio sarà ospite nuovamente in televisione, i due fidanzati saranno ospiti di Massimo Giletti nella trasmissione Non è l'Arena in onda sulla 7. Let it go.